Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Durante una recente puntata di Verissimo, l'ospite Silvia Toffanin ha affrontato con Beatrice Luzzi gli insulti omofobici di Lino Giuliano verso Enzo Bambolina. Inizialmente evitando il tema, Luzzi ha poi espresso il suo parere, sorprendendo molti spettatori. Prima di condannare gli insulti, ha equiparato la questione sollevata da Bambolina a una violazione della privacy, mettendola sullo stesso livello dell'offesa omofobica di Giuliano. Toffanin ha sottolineato la gravità delle parole di Giuliano, futuro concorrente del Grande Fratello. In risposta, Bambolina si è distanziato tramite Instagram Stories, sottolineando che Giuliano avrebbe potuto rispondere in modo diverso, anziché con insulti omofobici. Ha chiarito di non aver diffamato nessuno e di aver avuto incontri privati con Giuliano. Bambolina si è detto sorpreso dalla reazione di Giuliano e ha criticato il fatto che non abbia ancora chiesto scusa. Ha definito inaccettabile l'interpretazione di Luzzi, che sembrava giustificare gli insulti omofobici. L'ospite ha espresso la sua delusione per la mancanza di comprensione da parte di Giuliano della gravità della situazione. In conclusione, la discussione ha evidenziato la sensibilità e l'importanza di combattere l'omofobia e di promuovere il rispetto e la tolleranza. La vicenda ha suscitato un dibattito sull'uso delle parole e sulle conseguenze delle offese omofobiche, mettendo in luce la necessità di educare alla diversità.